Salve a tutti. Oggi mi trovo in montagna in mezzo alla natura, vi voglio parlare direttamente da qui, da questo grandissimo dono che ci è stato fatto e da questo trasmutatore spontaneo, che è proprio Madre Terra. E volevo parlare del corpo. Il corpo in quanto tempio, tempio dello spirito, casa dello spirito, è quella porzione di spirito a cui noi poi diamo il nome di anima e che è quella che si concentra, diciamo, intorno alla nostra forma fisica. Il corpo è un potentissimo alleato. Ed essendo fatto di sostanze naturali, esattamente come ciò che mi circonda in questo momento, ha la stessa funzione che ha anche Madre Natura, cioè quella di trasmutatore. È un trasmutatore spontaneo il corpo. Funziona in un modo molto semplice, ci invia segnali, ci comunica attraverso il dolore o ciò che noi definiamo dolore, perché comunque in un certo senso fa effettivamente male. E dolore intendo dolore fisico e dolore emotivo. Il dolore quindi è una risposta ad uno stimolo che proviene sia dall'interno che dall'esterno e solitamente è quell'indicatore che ci dà la misura di quanto noi stiamo trattenendo e contraendo l'energia o di quanto la stiamo accumulando o di quanto la lasciamo andare troppo velocemente perché la disperdiamo. Quindi all'interno della nostra forma umana fisica si vanno formando dei ristagni, dei blocchi o degli ammanchi di energia universale. E per rendercene conto il corpo ci invia questi segnali, cioè ci invia il dolore e ha una coscienza attenta, quindi a chi è minimo del percorso, questa è viene a dare una grande opportunità, è una grande opportunità in quanto ci può permettere di puntare l'attenzione su quel qualcosa che al momento ci sta indicando un percorso diverso e poterlo modificare, poter modificare qualcosa di noi, qualche credenza, qualche attitudine, qualcosa che appunto ci sta facendo contrarre. Il nostro tempio è quello che ci permette di fare esperienza qui sulla Terra. E non solo, è quello che ci dà la forma, la nostra unicità. È sano ascoltarlo e non ci rendiamo nemmeno conto a volte di quanto in realtà stiamo rifiutando sia il corpo stesso che le situazioni esterne e si contrae pienamente, si contrae sia totalmente che in minima parte ogni volta che arriva un'emozione data da un'esperienza, da un vissuto e non viene totalmente accettata. Ci sono momenti in cui davanti ad un'emozione forte di dolore, di paura, di rabbia, di rifiuto per ciò che sta succedendo, tendiamo a scappare, a nasconderci, a pensare ad altro o addirittura a non ridire,
Nel mio caso è successo molto spesso di sentire un profondo dolore, da avere quasi la paura di morire. Cioè, se io ascolto totalmente questo dolore, muoio? No. Il dolore va ascoltato completamente, va respirato proprio. Davanti al dolore, anziché mettere il muro per non sentire, dovremmo metterci in accoglienza totale. E non è una frase fatta banale, è proprio ciò che ho sentito. Non avere paura che questo dolore ti penetri dentro, che tu lo possa sentire nella pelle, nelle ossa. E niente, ora vi lascio e volevo indicarvi questa strada, che è la strada veramente dell'accettazione totale di tutto ciò che arriva e che non sempre è facile, quasi mai lo è, ma che è l'unica strada. Ciao a tutti.